E adesso con piacere è qua sul banco prova della Lounge F360, in questo luogo dove sono passati tanti campioni ma anche tanti ciclisti amatori. Questo è un vero banco di prova dove ho il piacere ogni volta di provare dei nuovi home trainer, ed oggi è il turno di Step Gear. Amici e amici, ben ritrovati, buonasera a tutti dalla piattaforma Endo Channel. Oggi seconda puntata di Tech & Test. Parleremo, lo avrete intuito dalla intro di questa serata, di home trainer, o meglio di rulli di allenamento in casa, e parleremo di Step Gear SG1, sicuramente una bellissima ciliegina sulla torta degli allenamenti da casa, in termini soprattutto di Made in Italy. Ovviamente non potevamo non avere con noi l'uomo che ha fatto danzare praticamente tutta Italia durante il lockdown precedente, quello del periodo di marzo ed aprile. Quindi buonasera, ben ritrovato Angelo Furlan, come stai? Carissimo Paolo, ciao, mi fa piacere vederti in super forma, io sto benissimo, mi sto allenando. Cosa può chiedere di più un ciclista se non divertirsi con questi super giocattoli all'ultimo grido, ma anche che ti ammagliano inizialmente, però poi ti fanno sentire sempre quel frizzantino sulle gambe. Sto benissimo, mi ha fatto piacere provare questo Step Gear e mi fa piacere condividere con te questa nuova avventura che sta partendo, di un canale di ciclisti fatto per ciclisti, dove i protagonisti siete voi, pubblico che state guardando, interagite con noi, è un canale fatto per voi, per cui siamo a vostra disposizione. Assolutamente, grazie Angelo, la felicità di lavorare con te ovviamente è un qualcosa di speciale anche per me. Voglio ricordare anch'io, voglio costringervi a scriverci durante questa diretta nostra, potrete farci tutte le domande che vorrete su questo spettacolare rullo che è veramente ultra tecnologico, un rullo di ultimissima generazione. Tra l'altro anticipiamo, Angelo, se sei d'accordo, che nel corso della puntata interverrà anche l'ingegner Daniele Bartoli, che è il titolare nonché progettista proprio dell'attrezzatura che tu hai testato. Allora che dici, incominciamo il viaggio di questa serata? Sì, andremo a provare un po' di test, prima faremo un test incrementale, diciamo quelli un po' più fluidi per andare anche a scaldarsi e vedere proprio cosa succede in andatura, diciamo abbastanza regolare, e poi andremo a frustare il rullo, a danzare sui pedali, a vedere tutti i provi, anche tutte le prove di sforzo massimali, per cui direi che possiamo passare ai test.
Azienda Step Gear, progetto giovane, fatto da ingegneri giovani di Cesena, ingegneri di professione, ciclisti di passione, che hanno fatto di un'esigenza comune dei gruppi di cicloamatori che chiedevano un'evoluzione del vecchio ciclomulino, quello che veniva usato negli anni 90 dalle nazionali, anche quella italiana, con tanti successi, hanno fatto un prodotto interessante che va a coniugare quelle che sono le peculiarità di resistenza aerodinamica, quindi ingegneri che studiano la fluidodinamica, l'aerodinamica, prendendo le esigenze del silenzio che deve avere chi usa questi strumenti anche magari in condominio. 100% made in Italy. La cosa che più che balzare all'occhio non si sente è proprio che sono riusciti, chiudendo queste pale all'interno di questa scocca, a ridurre notevolmente la rumorosità che tipicamente hanno i dispositivi a resistenza aerodinamica. Se poi andiamo ad analizzare anche puramente il senso estetico, devo dire che anche l'occhio vuole la sua parte e qui si vede una certa ricercatezza delle linee essenziali pulite, un progetto curato dal punto di vista estetico anche in uno stile molto essenziale, pulito, che personalmente mi piace molto. Doppia funzione di trasmissione dati, Bluetooth e Ant Plus, per agganciarsi alle più moderne piattaforme di allenamento come può essere Zwift o Strava. Va detto fin da subito che questo non è uno smart trainer, vale a dire che non è quel tipo di smart trainer che si regola con l'omino davanti o con la salita che cambia. È uno strumento molto adatto a chi piace allenarsi bene, a chi piace avere uno strumento pronto, chi ha un'ora in pausa pranzo e non può perdere tempo ad attaccare fili, a connettere le cose, chi vuole uno strumento che funzioni sempre, subito e in maniera immediata, senza attendere lagging, connessioni, va, non va il Bluetooth. Una cosa molto apprezzabile è il fatto che lo monto, lo apro e vado. Ma è bellissimo, Angelo, molto molto interessante. Mi è caduto l'occhio sulla linea veramente pulita di questa realizzazione made in Italy, però guarda, non perdiamo tempo, io voglio assolutamente vederti pedalare, Angelo. E lo so che tu sei un esteta, sei molto curato, si vede. Mi piacciono le cose belle. Lo sapevo che ti colpiva questo. Beh, io direi che l'abbiamo già descritto molto bene e proprio come ho detto nella descrizione, pronto, lo monto, siamo pronti e vado. E io direi che possiamo andare a vedere i test che abbiamo fatto. Quindi abbiamo già collegato tramite tecnologia Ant Plus al software IT for Cycling, ma lo potete collegare anche ad altri software che vanno per la maggiore, ma basta chiacchierare perché sono sempre queste che alla fine ti dicono se uno strumento va bene oppure no. Quindi via, action! Come andiamo a provare questo Step Gear? Faremo delle prove per andare a vedere tutti i metabolismi implicati e anche tutti i tipi o la stragrande maggioranza di forze implicate nel ciclismo. Andremo a fare il ramp test, andremo a fare delle ripetute di forza, degli interval training e a vedere anche come si comporta in VO2 Max. E quello che sento dall'inizio è un'ottima sensazione di pedalata. Va a prendere le peculiarità che sono tipiche della resistenza aerodinamica e, anche se non c'è una vera e propria resistenza magnetica, comunque sento una sensazione molto simile a quella dei più moderni smart trainer che vanno per la maggiore in questo momento. Pensate di utilizzare i vecchi ciclomulini in un appartamento o con dei vicini un po' indisponenti? Sarebbe stato impossibile. Ecco, la cosa incredibile che c'è qui è che stiamo utilizzando un home trainer a resistenza aerodinamica senza sentire rumorosità. Sia rispetto ai ciclomulini vecchia scuola, nazionale della pista, ma anche rispetto ai più recenti sistemi tipo Lemon Fitness, Lemon Revolution, che era un sistema, è un sistema moderno, ma era ancora molto rumoroso. Qui veramente sto parlando senza alzare la voce, ma apprezzando grandi caratteristiche di fluidità. E adesso danziamo sui pedali e andiamo a testarlo, vai! Allora, testiamolo subito con un bel ramp test incrementale, la classica sequenza
di aumentare di 10 watt ogni minuto. Una volta presa la sequenza di pedalata, è molto simile a quello che si trova in esterna, quindi io sto viaggiando in questo momento tra le 85-90 pedalate e in maniera molto ma molto realistica mi sto attestando attorno ai 310 watt. Sto cercando di simulare fuori onda. No, no, ma sono fresco. Molto buona la trasmissione a cinghia. Non si sentono gli scatti tipici di altre resistenze, nonostante cominci a essere vicino al mio stato di sofferenza suprema, riesco comunque a mantenere una discreta fluidità di pedalata. Rieccoci di nuovo in studio. Beh, Angelo, la parola d'ordine mi è sembrato di capire fluidità e silenziosità di questa attrezzatura super tecnologica alla fine. Sì, esattamente Paolo, quello che subito si sente dal punto di vista anche della sensazione delle gambe è proprio questa sensazione di fluidità tipica degli home trainer a resistenza aerodinamica, che reputo a tutt'oggi i migliori dal punto di vista della sensazione di pedalata, perché proprio una volta che si è partiti senti proprio un'inerzialità molto ma molto simile a quello che avviene in esterna e poi anche questa silenziosità, cosa che fino ad oggi gli home trainer, chi aveva progettato home trainer a resistenza aerodinamica non era riuscito a raggiungere, se penso, come ho detto appunto nel test, a sistemi un po' più datati come i primi che usavamo noi in nazionale, ma anche quelli più recenti, comunque lato negativo degli home trainer a resistenza aerodinamica era proprio la grandissima rumorosità a fronte comunque di una sensazione molto buona. Nel frattempo io voglio ricordare ancora agli amici da casa che possono incominciare con le domande, possono condividere con noi quelli che sono i loro punti interrogativi, ma se me lo permetti Angelo, io andrei con alcune specifiche tecniche di questo Home Trainer Step Gear SG1. Le dimensioni sono 63 cm per 53 cm per 75 cm, non ha alimentazione elettrica, il tipo di resistenza, l'abbiamo detto in precedenza anche nel tuo test, nella prima parte del tuo test, è ad aria, tecnologia brevettata Drive, la potenza massima illimitata, questo mi sembra un dato particolarmente interessante, il peso del volano pari a 5,9 kg, mentre il peso totale di questa attrezzatura è di 17,5 kg, direi che in linea con quanto è già presente sul mercato. Il peso massimo dell'utente che ci pedalerà sopra è stato quantificato in 120 kg. Il materiale della struttura con cui è realizzato è in lega di alluminio e magnesio 5754, la trasmissione a cinghia dentata HTD e la connettività ovviamente Bluetooth Low Energy Technology Ant Plus con la famosa chiavetta che viene utilizzata un po' da tutti questi sistemi. La potenza sonora è 67.8 dBA. Insomma, sono numeri interessanti, numeri importanti per questa soluzione tecnologica assolutamente innovativa. Direi, Angelo, che possiamo andare con il prossimo test, perché oggi abbiamo fatto step by step veramente, no? Esatto, lasciamo parlare le immagini. Sensazione molto realistica e d'altra parte questa è una caratteristica che ancora in questo tipo di test rende principi questi strumenti a resistenza aerodinamica. L'avevamo già scoperto in tempi non sospetti in federazione che la resistenza con la ventola posteriore simula molto l'inerzia che si ha in strada quando la velocità aumenta, la resistenza aumenta in maniera diciamo esponenziale rispetto alla forza che si implica. Rieccoci in diretta, Angelo. Valutazioni a caldo, anzi a freddo, perché le hai fatte qualche giorno fa. No? Beh, intanto vorrei dire al pubblico che ci sta seguendo, che ringrazio, intanto saluto Gabriele, Maurizio, Andrea, che
vedete che non è che ci spruzzavamo l'acqua, non stiamo facendo finta, ma se qualcuno ha buttato l'occhio anche sul vattaggio, insomma, non è un vattaggio di quando vincevo le volate alla Vuelta, però è ancora nel breve è ancora ragguardevole, dai. Diciamo molto il test che abbiamo fatto adesso è stato un test per andare a vedere proprio, si chiama un test di potenza cadenza, per andare a vedere il picco di potenza che può avere un velocista in base alla cadenza. E qui sono emerse le prime caratteristiche tecniche, appunto, di questa sensazione che resta sempre molto molto simile a quello che avviene in esterna, e anche se un po' più di resistenza, diciamo, non avrebbe guastato, però quello che permane assolutamente, questo test qui che serve per misurare la potenza massima, è questa sensazione di realismo rispetto alla sensazione che si ha in esterna. Abbiamo visto, c'è scritto Tomassoni, qui siamo al top, prima c'è scritto anche Gabriele Mirra, che tra l'altro molto coinvolto con l'attività dei rulli, tra l'altro domani ci sarà una puntata importante con la prova di Campiglio, sempre su Endu Channel. Ne abbiamo visto un altro, chiederei alla regia di ripropormelo perché me lo sono perso, grazie. Andrea Casalini che dice: ciao Angelo, bellissimo servizio, un saluto. Adesso credo frustato. Che volesse dire frustalo, hai frustato questo rullo, hai frustato il prossimo test, no? Io penso che, ciao, un caro saluto da Andrea, penso che, anche, vedo che anche lui, anch'io quando scrivo con la tastiera, sarà colpa di Siri, è colpa di Siri, frustalo forse voleva dire. Voleva dire frustalo, sicuramente. Perché non sono ancora avvezzo a queste pratiche di frustare la gente, ma tantomeno una cara persona come Andrea. Sì, l'abbiamo frustato e abbiamo lanciato sui pedali, e direi che possiamo anche andare avanti a vedere come l'abbiamo frustrato, senza frustrarci, scusate il gioco di parole. Che la forza sia con te. Andiamo a testare adesso come si comporta lo step gear nei lavori tanto cari, anche a livello amatoriale, ma anche ai professionisti. Attenzione a quando si parla di forza, perché ci sono diverse espressioni di forza. In questo caso vado a provare un qualcosa che sia utile al modello di prestazione dello scalatore, quindi ripetute, diciamo, di forza resistente, un 85% di sforzo rispetto al mio massimale di forza. Mi muoverò a 60 pedalate e vediamo se a livello di wattaggio riuscirò a rispettare quelli che sono i miei target. 13, ancora vado con l'11, sempre permane una grandissima fluidità di pedalata, e adesso vado con l'ultimo rapporto che mi è rimasto a disposizione. Ho un 52-11 e sto viaggiando a 60 pedalate, 200 watt scarsi, quindi questo è uno di quei frangenti in cui mettiamo leggermente in difficoltà lo strumento. Ma se io dovessi lavorare nei miei range di forza, perché il lavoro sia efficace, non ho più rapporti a sufficienza. Va detto che in step gear stanno già lavorando, a livello magnetico verrà implementata la resistenza e quindi andranno a coprire anche la gamma di chi si vuole allenare con la forza. In questo momento lo riesce a fare chi non ha wattaggi elevati, ma nel mio caso non riesco ad arrivare ai wattaggi desiderati perché il lavoro di forza sia efficace. Rieccoci di nuovo in diretta. Beh, Angelo, interessante quello che abbiamo mostrato con questa parte di test, con questo nuovo step. Quello che è interessante dell'home trainer che stiamo testando proprio in questa diretta è il fatto che comunque si riesce, diciamo, ad ottenere dei risultati quasi meglio che sulla strada, perché ovviamente non c'è il vento, non ci sono tratti di salita e discesa nel caso di una simulazione, per esempio, di salita forza resistenza, che era, credo, presumo, molto simile a quello che tu hai cercato di far vedere al pubblico. Sì, gioco forza, parlavamo anche con alcuni professionisti nel periodo del primo lockdown, i quali ci riportavano che quando sono rientrati alle corse andavano più forti di prima. Questo non me lo sono inventato io, me l'hanno riportato i prof, abbiamo visto che medie facevano, quindi vuol dire che c'è stata una sorta di bibliografia, si è creata una bibliografia sull'home training che nessuno prima aveva in mano,
e è stata una dimostrazione del fatto che se si usano gli home trainer in maniera specifica ci si può allenare molto bene. Nella fattispecie del test che abbiamo appena visto, era un test di forza resistente, lo step gear va a coprire in questo momento chi ha delle resistenze, delle forze un po' più basse delle mie. Come ho detto nel test, è l'unico tipo di test in cui non è che lo mettiamo in difficoltà, ma non riusciamo ad andare a coprire completamente tutta la gamma di potenza. Chiaro che in step gear ci hanno già detto, e poi con la persona che tu coinvolgerai, magari andiamo ad approfondire questo argomento, verrà implementato questo home trainer con delle resistenze che andranno a coprire tutte le gambe. Ma questa è una cosa che è abbastanza tipica degli home trainer a resistenza aerodinamica, vale a dire che poi quando abbiamo bisogno, magari nel mio caso io avevo bisogno di andare a 60 pedalate e lavorare attorno ai 350 watt, cosa che non riuscivo a coprire perfettamente, però è un dettaglio che devono tenere in considerazione solo le persone che hanno questo tipo di wattaggio. Ad esempio, chi ha un wattaggio che deve lavorare a forza resistente attorno ai 260-250 watt riesce con lo stop gear a coprire questa gamma. Beh, molto interessante. So che c'è una parte di test dove hai messo ancora una volta sotto torchio il rullo home trainer in questione facendo dell'interval training, quindi alternando frequenza di pedalata e soprattutto potenza. Sì, allenamento molto cruento, molto efficace. L'interval training serve, si fanno queste ripetute al 150, al 160% della propria FTP. L'obiettivo è anche quello degli scalatori di mettere insieme questi momenti, di giocare sulle intensità metaboliche per riuscire poi a sviluppare potenze nel più lungo arco di tempo possibile. Per cui è un allenamento molto efficace e possiamo andare a vedere cosa è successo. E adesso chiudiamo in bellezza. Le mie gambe non sono ancora abbastanza sature di acido lattico e perché non provare a fare delle ripetute in interval training? Andrò a lavorare al 150-160% della mia FTP per vedere cosa succede, soprattutto reattività di risposta nel cambio di ritmo, di cambio di potenza e sensazione di pedalata. Ok, partiamo, anzi continuiamo con un interval training, 150% potenza di soglia, vado, sto facendo un classico 30-30. E anche qui, più che saltarmi all'occhio quando guardo il grafico davanti, a quello che sentono le gambe, è una grande sensazione di realismo, soprattutto per l'aspetto inerziale proporzionale di resistenza. Parto a una resistenza come partire quasi da fermo e poi però la gamba chiama e riesco a eseguire questo lavoro a 90 pedalate al 150% della mia FTP in maniera in questo caso molto ma molto efficace, tanto che riesco a tenere una costanza, come si può vedere anche dal grafico, molto molto buona nei vari intervalli che sto eseguendo. Una volta avviato il sistema riesco a tenere tranquillamente 420-430 watt anche a 100 pedalate al minuto se voglio mettere un rapporto più agile. Ottima la fluidità e la gamba che non si impacca, ringrazia. Di nuovo in diretta, beh, questa volta ti ho visto sudare di più, Angelo, eh? Abbiamo buttato più acqua per fare effetto wow. Ah, sì, sì, secondo me no, invece. No, questo fartlek, questo training ad intervalli, sicuramente interessante. Quali sono le conclusioni che possiamo trarre da questa particolarità, insomma, perché qui l'hai messo sotto torchio davvero, hai cambiato ritmo. Sì, beh, la cosa fondamentale quando si fanno questi tech and test
intanto invito chi ci sta e ringrazio chi ci sta seguendo a condividere e far conoscere questa realtà, perché veramente, come potete vedere, non è che li facciamo le carezze alle cose, né tantomeno facciamo delle lusinghe ai prodotti, ma li proviamo realmente e il mio sudore lo conferma. Quello che abbiamo visto, le sensazioni che io posso dirti, è strumento molto utile e pratico. Noi, io, ma tutti noi siamo molto appassionati di tecnologia, ma a volte la tecnologia ci fa impazzire. Il tempo che avete visto in fase di allestimento è reale, ovviamente abbiamo accelerato le immagini per esigenze di copione, però veramente tu lo tiri fuori dalla scatola e in un minuto e mezzo, due, sei pronto o pronta per partire. E questo è un po' un riassunto. Caratteristiche che ci sono: fluidità, realismo, silenziosità, cosa questa da non sottovalutare, soprattutto per i ruli a resistenza aerodinamica, e se vogliamo trovare un qualcosa da dire, ma so che ci stanno già lavorando, un qualcosa da migliorare per andare a coprire tutta la gamma delle resistenze, anche se vogliamo lavorare per la resistenza di forza. Però diciamo che quello che alla fine di questo test, che abbiamo fatto tutte le la gamma, sia dalla forza, sia del metabolico e tutte quelle cose che servono per il ciclismo, io posso dirti che da ex ciclista professionista e adesso amatore, quello che ho sempre apprezzato è proprio stato di scendere dalla bici, come si dice in gergo, con la gamba pulita. Molte volte a livello elettronico, per raggiungere certe potenze, devi indurire elettronicamente oppure con gli altri rulli meccanicamente, e questo non sempre corrisponde a una fluidità di pedalata. Non dico che si avvicini a quello che avviene in esterna, ma che sollevi la gamba. Sarà capitato a voi di finire i rulli con le gambe come se vi avessero dato le botte o vi avessero schiacciato le gambe col mattarello. Ecco, qui non avviene, perché sono stati molto bravi a ricreare la curva, l'inerzialità molto molto fluida, che fa sì che si può far fatica in cima a questo home trainer, ma scendere, non dico con le gambe pulite, però, come ho detto prima, mi sono preso una licenza poetica, ma tra ciclisti si dice impaccate, perché quella sensazione delle gambe che esplodono è data quando hai una resistenza che non è tipica della strada. Ecco, qui non succede, perché proprio questa fluidità ti permette di lavorare molto, molto bene. Beh, come sempre sei stato puntualissimo, sei sul pezzo, come si dice in gergo moderno. Io però voglio fare un regalo a te, ma soprattutto a quelli che ci stanno seguendo da casa, sui propri smartphone, sui computer, sui tablet, insomma dalla piattaforma Endu, perché abbiamo il piacere, anzi ho il piacere di presentare l'ingegnere che è anche titolare e progettista di Step Gear, vale a dire l'ingegner Daniele Bartoli. Buonasera ingegnere, ben arrivato. Buonasera, buonasera, anche senza ingegnere va bene lo stesso. Allora la chiameremo Daniele. Meglio. Daniele, al di là di tutto, al di là delle battute, c'è stato un grande lavoro da parte della vostra azienda, un lavoro assolutamente mirato, un risultato interessante anche a seguito di un test di un personaggio molto esperto in materia come Angelo Furlan. Sì, infatti ringrazio Angelo, perché sicuramente avere un feedback così positivo da un'autorità, possiamo dire, in materia di rulli fa molto piacere. Questo deriva semplicemente da un lungo lavoro di ricerca che abbiamo fatto come team. Dal fine 2016, inizio 2017, abbiamo pensato di creare un rullo che fosse, riprendesse le caratteristiche, proprio come ha detto Angelo, di fluidità e di realismo di pedalata, per diciamo svecchiarlo e arrivare a un concept molto più moderno. Per fare questo abbiamo lavorato sull'eliminazione dei problemi che erano principali, dei classici del ciclo mulino, come sono stati detti, quindi la rumorosità, l'elevata movimento dell'aria che poi porta alla rumorosità e a certi, diciamo, problematiche di vetustità, dato dal fatto che negli anni chiaramente la tecnica delle biciclette si sono evolute, quindi sono cambiati i rapporti, sono venuti fuori perni passanti, freni a dischi, eccetera. E quindi abbiamo lavorato, abbiamo fatto attraverso dei software che noi abbiamo come studio tecnico, degli studi, senza adesso non voglio annoiarvi dal punto di vista tecnico, però degli studi molto avanzati che hanno portato un elemento alla fine come risultato molto semplice, che però attraverso la fisica, diciamo,
banale di questo sistema a un risultato che secondo noi è stato molto incoraggiante. E da questo, dopo 3 anni di ricerca e sviluppo, alla fine del 2019 abbiamo iniziato la commercializzazione di questo prodotto. C'è stato un vero e proprio boom anche in seno alla vostra azienda, immagino, con il precedente lockdown e con questo lockdown. Diciamo che le due cose sono andate probabilmente di pari passo, no? Sì, certo, assolutamente. Per certi versi il primo lockdown è stato una molla che ha fatto, insomma, la carenza di rulli ha fatto emergere questa esigenza che in qualche modo prima era un po' più latente. E diciamo anche per noi è stato un buon volano per partire, ma soprattutto a mio avviso creato una ricerca e un interesse nell'ambito dell'home training che probabilmente prima era più limitato, quindi in qualche modo il mercato si è fortemente amplificato e il fatto che noi, diciamo, nel nostro piccolo produciamo tutto internamente ci ha permesso anche in questo momento di avere disponibilità di rulli quando ormai sappiamo che sul mercato sono pressoché introvabili. Daniele, e magari anche Angelo, a chi consigliamo l'uso di questo rullo? Prima andiamo a leggere, scusate, visto che la regia mi propone Andrea Rosa che dice: scusate l'ignoranza, io li chiamo ancora rulli, ma che differenza c'è tra questo modello e gli smart trainer più famosi in commercio? Ingegnere. Io penso che il termine rullo generico si rifaccia a quelli che possono essere i roller, quindi diciamo gli strumenti dove mettere la bicicletta e pedalare in modo più libero. La differenza, diciamo che principalmente rispetto a quello che può essere le tipologie di rulli che ci sono in commercio, che sono elettromagnetici, il nostro si differenzia proprio perché ha una resistenza ad aria e di conseguenza deficita, perché possiamo dirlo tranquillamente, insomma, perché questo è dal punto di vista del gaming, della possibilità di interagire con certe piattaforme, Zwift, Ruby, eccetera. D'altro canto è stato proprio pensato per dare un allenamento professionale di qualità, perché insomma dagli studi che abbiamo fatto anche noi che stiamo svolgendo in questo momento, l'avvicinarsi proprio dal punto di vista muscolare agli sforzi che poi uno fa in strada, quindi più la dinamica è realistica, più il risultato dal punto di vista dell'allenamento è maggiore. Ecco, in termini di rulli, proprio grazie all'avvento di queste modernissime tecnologie, è Angelo sicuramente il testimonial d'eccellenza di questa nuova moda, può essere tranquillamente chiamata anche moda senza offesa. I rulli forse una volta erano utilizzati magari a malincuore da parte degli appassionati di ciclismo, dagli stessi professionisti che comunque si annoiavano parecchio guardando il muro di casa o magari soltanto guardando la televisione. Però diciamo che ci sono da una parte quelli più pigri anche oggi, quelli che sui rulli cercano sì di allenarsi, però magari guardano la televisione, non sono così performanti. Poi ci sono invece quelli più convinti, c'è gente che si lascia prendere assolutamente dalla situazione, c'è anche chi esagera, c'è chi invece ama partecipare agli eventi sia su Ruby sia su Zwift. Eventi vuol dire necessariamente far tanta fatica a fare delle gare sui rulli. A chi li consigliamo questi particolarissimi attrezzi home trainer Step Gear SG1? Sicuramente è un pubblico che ricerca la qualità della pedalata e piuttosto che la sfida su Zwift. Questo, come è stato giustamente detto, attraverso il sensore che dà sia in Unplus che in Bluetooth un segnale di potenza, è possibile comunque utilizzare su tutte le piattaforme il rullo. Chiaramente la differenza è che, non essendo interattivo, la parte di indurimento che ne deriva durante ad esempio le salite, questa sensazione non c'è. Quindi dal punto di vista, diciamo, del realismo, diciamo del pieno utilizzo di questa applicazione, sicuramente questa versione del SG1 è deficitaria, però a nostro avviso comunque il fatto di avere questo realismo di pedalata, questa fluidità, ti permette comunque di essere utilizzato anche in questi contesti in modo comunque allenante. Grazie ingegnere. Andrea Piva chiede: rispetto al passato, e si rivolge ad Angelo, quando correvi è cambiato il modo di allenarsi sui rulli? Sì, intanto grazie Andrea della domanda. È cambiato moltissimo
il modo di allenarsi con i rulli, tanto che per i ciclisti di vecchia scuola, diciamo, il rullo ha sempre rappresentato un qualcosa di estremamente alienante. È cambiato molto, come avete detto molto bene voi poc'anzi, bisogna fare una netta distinzione tra chi sui rulli fa dei programmi di allenamento e chi utilizza i rulli, home trainer, che dir si voglia, per fare del gaming. È cambiato molto. Solo il fatto di avere un programma strutturato con questi tipi di home trainer fa sì che l'allenamento sia estremamente di qualità. Da ciclista esperto quale sei, perché ti nascondi sempre dietro il ruolo di cronista, ma tutti sanno che sei un ciclista sfegatato, Paolo. Non mi avvicinerai mai a quelli bravi. Tutti sanno che se devo fare delle ripetute interval training o di forza, ma lo dicono anche molti degli atleti che seguo, mi dicono: guarda Angelo, ma sai che vado quasi meglio su un trainer, perché c'è una, soprattutto una sensazione di ripetibilità del gesto che in esterna non puoi avere o puoi avere marginalmente, ed è cambiato in questo senso. Si riescono a simulare tante cose e si riescono a fare dei lavori corti, soprattutto adesso con l'avvento del misuratore di potenza, laddove provate a pensare quando è molto importante andare a misurare il carico esterno, vale a dire, se io devo lavorare sull'interval training, prima si lavorava 30 secondi, si lavora i 20 secondi, se io penso al VO2 max, la zona 5, che si fanno delle ripetute da 2 minuti, diventa estremamente importante avere uno strumento che io vado e misuro con precisione quello che sto facendo. È cambiato tantissimo, sia dal lato gaming, che abbiamo visto la rivoluzione che è successa e ne abbiamo parlato appena adesso, ma in questo caso con Step Gear questo è uno strumento dedicato a chi si vuole allenare con un programma strutturato, chi ha la tabella davanti o chi sta seguendo un programma di home training, ed è cambiato tantissimo. Non occorre per forza avere uno schermo o Angelo Furlan davanti o Zwift o Ruby, ma è importante capire che una persona capisca cosa voglio essere, che cosa voglio fare, voglio allenarmi con precisione o voglio sfidarmi con gli altri. Se voglio allenarmi con precisione, Step Gear è un ottimo alleato in questo. Se invece io voglio sfidarmi con gli altri, magari in questo momento no, perché non c'è l'interazione con il cambio di resistenza, ma sono due scelte diverse. Ad ogni modo, è completamente cambiato il modo di allenarsi sui rulli ed ha fatto passi da gigante. Grazie Angelo. Marco Turrina ci chiede se è possibile sapere il prezzo. Daniele Bartoli. Sì, assolutamente, non è un segreto, perché sul nostro sito abbiamo la possibilità di comprarlo direttamente. Il prezzo di listino è 950 euro, in questo momento viene venduto a 795 euro. Quindi questa domanda la faccio io a titolo personale, visto che siamo in un momento dove praticamente tutti vanno sui rulli, tutti sono alla ricerca di un rullo, è possibile quindi trovare un trainer Step Gear SG1 direttamente online? Ho capito bene? Sì, è possibile. Perfetto. Sul nostro e-commerce è possibile proprio configurarlo, perché una caratteristica della nostra società è quella proprio di lavorare per soddisfare al massimo le esigenze del ciclista, dell'appassionato. Quindi è possibile scegliere il colore, è possibile richiedere il pacco pignoni specifico in base alle caratteristiche, al cambio della propria bici, in modo proprio che il rullo, quando, come ha fatto vedere all'inizio Angelo, arriva e deve solo essere tirato fuori e montata la bicicletta sopra, e di conseguenza la cosa è assolutamente possibile. Dal punto di vista della disponibilità, vedendo i follower che avete, che ha Angelo, spero di sì, nel senso che no, noi abbiamo una capacità limitata, nel senso che siamo un'azienda ancora piccola e giovane, facciamo circa 40-50 rulli a settimana. E in questo momento la disponibilità c'è, comunque in poche settimane, 2-3 settimane al massimo, sicuramente siamo in grado di fornire il rullo. Abbiamo visto dalla regia, grazie ingegnere, alcune domande e interazioni da casa con Laura Coraina, che si rivolgeva ad Angelo chiedendo: è possibile utilizzare questi rulli per fare il tuo corso? Bella domanda, interessante. Non facciamo arrabbiare Laura, no. un caro saluto Laura. Nel tuo caso io direi di sì, perché comunque quando andiamo a fare le ripetute di forza resistente, io non penso che tu a 60 pedalate, scusami se
non voglio con questo dire, però se noi andiamo a vedere il modello di prestazione maschile e femminile, diciamo che non penso che a 60 pedalate tu abbia bisogno di superare i 300 watt, per cui io direi che sono assolutamente adatti. E io vedo anche una bella domanda di Gabriella, è una cosa che ci siamo dimenticati di dire prima, ma è molto, eccola qui di Gabriella, assolutamente sì, ecco perché Step Gear strizza l'occhiolino alle persone che sono un po' più racing nella maniera specifica. Questo strumento ha una grandissima peculiarità, proprio per il fatto che io apro e vado in questa fase della stagione, per esempio, io lo vedo ottimo, per esempio, prima della partenza delle gare di ciclocross, che hanno una richiesta metabolica massimale fin dall'inizio, per fare delle progressioni, e soprattutto per il fatto che ti lasciano la gamba bella pulita, proprio per cardiovascolarizzare prima della partenza. Queste gare di ciclocross, sappiamo, partono fuori giri già da subito, ma anche le gare di XCO, quindi Step Gear, a mio avviso, ha una grandissima valenza nei campi gara come strumento di riscaldamento prima delle partenze. Grazie per la risposta ad Angelo. Aggiungerei ancora una domanda io all'ingegnere Bartoli. Daniele, abbiamo parlato di possibili novità, possibili evoluzioni in seno a Step Gear SG1, lo ha detto prima Angelo nel suo test. Che cosa bolle in pentola per il futuro in azienda? Tante cose, nel senso, innanzitutto abbiamo una versione che uscirà fra poche settimane dell'SG1, la versione 2021, dove proprio sapendo questo limite dato dall'essenza stessa dei rulli con resistenza d'aria, quindi di avere un limite negli esercizi di forza, andremo a migliorare, come ha già accennato Angelo, di circa un 15-20% questa peculiarità, in modo da ampliare anche la gamma delle persone che possono fare questo tipo di esercizi. Stiamo lavorando duramente, perché ormai il mercato lo richiede e quindi noi in qualche modo ci adeguiamo, per quello che sarà la versione SG3, ovvero la versione completamente interattiva, quindi con una variazione di resistenza, che verrà abbinata esattamente al rullo attuale, con un'implementazione di resistenza variabile. Secondo noi questa versione sarà estremamente interessante, perché manterrà la fluidità di pedalata abbinata con la possibilità di aumentare la resistenza, quindi fare certi esercizi e allo stesso tempo simulare salite. Inoltre abbiamo altri progetti che in questo momento non possiamo svelare, non per essere antipatici, ma perché siamo in fase di brevettazione, di attrezzature sempre legate al mondo dei rulli dell'allenamento, che andranno un po' a completare quello che secondo noi in questo momento manca. Quindi sarà un 2021, speriamo, molto ricco di novità da parte nostra. Grazie Daniele. Direi che siamo quasi in conclusione. Io vorrei ricordare a quelli che ci stanno seguendo, che ci hanno seguito anche oggi in questa seconda puntata di Tech & Test sulla piattaforma Endu Channel, di iscrivervi al canale attivando ovviamente le notifiche, così sarete tutti connessi con noi. Intanto saluto anche Alfredo Rovetto, che dice ciao a tutti, ciao Angelo. Super Angelo anche da parte di Alessandro Gaeta, insomma è un plebiscito nei confronti di Angelo, è arrivata anche Stefania Faienza, ne ho saltato uno perché non sono riuscito a vederlo. Grazie ragazzi e ragazze, siete stati ancora una volta fantastici. Andiamo con le conclusioni, Angelo? Sì, conclusioni, abbiamo detto Step Gear adatto a peculiarità assolutamente principe, quella di essere uno strumento ideale nel pre-gara, fluidità di pedalata, implementabile sulle resistenze di forza, adatto a chi vuole uno strumento che prendo e vado, non adatto a chi vuole fare del gaming per il momento, anche se sappiamo che, abbiamo detto, come ha detto l'ingegnere, insomma, che verrà implementato. La cosa bella, made in Italy, che non è scontato, Quindi, che dire ragazzi, intanto danzate sui pedali e grazie a tutti quanti, a Laura, Alfredo, Gabriella, Alessandro, Stefania, la mitica Stefi.
iscrivetevi sul canale, perché è un canale fatto da voi, per voi, e noi siamo i vostri traghettatori di passione. Attivate le notifiche, canale YouTube, Endu Channel, e noi vi aspettiamo qua. Più siete, più passate parola, e più riusciamo a mettere alla prova tutta la strumentazione per voi. Allora, io voglio ringraziare l'ingegnere, il titolare progettista di StepGear. Grazie davvero a Daniele Bartoli, è stato un piacere condividere con lei le prime impressioni di questo prodotto rivoluzionario. Grazie davvero. Grazie a voi per l'ospitalità. Ecco che arriva anche l'indicazione del sito internet, seguite e andate a cercare novità su www.stepgear.com. Grazie ovviamente a tutti quelli che ci hanno seguito da casa. E grazie a te, Angelo Furlan, per le tue chicche che sono sempre più precise che mai. Ci vediamo alla prossima volta. Molto volentieri. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.